Benvenuti amici, io sono Slavo Peoples. Oggi ritorniamo su Brain Out. L'altra volta abbiamo iniziato sto gioco fighissimo, quindi siamo a livello 27. Allora, in molti mi avete detto che dobbiamo ingrandire la pietra perché ci sono formiche nascoste. Ecco qua. No, vabbè. Guardate qui quante ce ne sono, facce di formiche. 2, 4, 6, 8, 10 e 2, 4, 6, 7. Quindi sono 17. E che siete facce di formica però, non vi nascondete quando vi devo contare, giusto? Ok, andiamo al livello 28. Forse qui ci sarà da complicarsi la vita. Scopri la regola e scrivi la risposta. Allora, 1, 2, 3. Adesso sarà una cretinata come le altre volte. Vediamo se c'è da spostare qualcosa. Oppure qua veramente dobbiamo ragionarci. Ok, non si sposta niente. Ok, scopri la regola. Scopri la regola. Tolgo la regola proprio, niente. Dobbiamo effettivamente capire quello che c'è da fare. Allora, magari il triangolino messo in prima posizione vale 1. Quello in seconda posizione vale 2. Ovviamente, e così via allora. No, perché questo vale sempre 2 più 1, 3. Ci potrebbe stare, quindi 1, questo vale 2, questo vale 4, perché 4 più 1 fa 5. 4 più 2 fa 6. Proviamo ad utilizzare un aiuto, già 9. Suggerimento 9. Già così, partiamo malata sparata la risposta. 9. Vabbè, poi ci ragiono per i fatti miei, ovviamente. Allora, tocco una farfalla sopra i testi. Tocco una farfalla sopra i testi. Tocco una farfalla sopra i testi. Sopra i testi. Non c'è niente sopra i testi. Sopra le teste. Non c'è niente. Ma sopra i testi in che sé? Non ce n'è farfalle qua. C'è solo questa di farfalla. Ma mi sposto qualcosa? Mi sposto qualcosa? No. Ecco qua. Ah, ecco. Sopra i testi. Adesso è sopra i testi. Che siete malefici. Ok, accendi la ventola. Questo l'ho visto su Play Store, ma non me lo ricordo. Ah, dobbiamo collegare i cavi. Ok, con due dita praticamente. Allora, trova 8 animali. Allora, uno è qua. 2, 3, 4, 5. 5 qua. Ok, 6 la formica. E il resto? Ci sarà qualche cosa nascosto sotto la pietra? Ingrandiamo come prima? No. L'umano è oppure un animale? Ok. E siamo a 7. E l'ottavo? L'ottavo si nasconderà da Scuotiamo l'albero. Scuotiamo qualcosa. 8 animali. Dove sei, ottavo animale? Clicchiamo a caso, non c'è ovviamente. Ovviamente non c'è, quindi il zoom no. Zoom la nuvola no. Non c'è niente di nascosto, scuoto il telefono, faccio cadere le foglie, faccio volare l'uccelletto. Niente, non succede niente. Da queste parti? Che è? Se me sappio, ecco qua il vermetto. L'abbiamo trovato, grande. Allora, aiuta il bambino ad addormentarsi. E dormi perché... Il ciuccio, te, dormi, te. Non vuoi... Papà, gioca con la palla. Gioca con... Niente, dormi bambino. Non dorme. Abbasso la musica, così dorme. Dormi bambino, tieni ciuccio. Niente. Aiuta il bambino ad addormentarsi. Dormi bambino. Bambino, ti piglio per le zampe. Bambino, dormi. Dai, su. E dormi, bimbo, dormi. Tieni ciuccio, tieni con il ciuccio. Perché tutti i bambini dormono con il ciuccio? Perché tu non devi dormire con il ciuccio? Gli spengo la luce. Che faccio? Gli spengo la luce? Gli spengo lo schermo. Gli butto la palla. Gliela faccio sbattere in testa, così la vediamo se non dorme poi. Tengo premuto. Gli tappo la bocca, così. Ingrandisco. Gliene sto facendo di tutti i colori, ma non dorme, non è che è colpa mia. Lo ribalto. Cadi bimbo, cadi. Lo metto così, in orizzontale, lo cullo. E lo culla, dorme. Sta addormentando. No, vabbè. Vabbè, va. No, è fighissimo. Ok, una domanda da de cliché. Chi salveresti, tua madre o la tua ragazza? In che senso? Che domanda è? Le salvo... al contrario. Cadete. Niente, oggi ce l'ho a smuovere il mio telefono. Che faccio? Non si salva nessuno dei due. Che posso fare? Ribalto la montagna. Non cadete. Sto sfasciando il telefono oggi. Allora, la devo trascinare allora. Tutte e due. Oh, con entrambe le dita.
Ok, successivo. Guida l'auto verso il cartello stradale. C'è una pietra qua. La togliamo? Aspetta, sposto il cartello, no. Sposto l'auto. Guida l'auto verso il cartello stradale. Che senso? Ho spostato la scritta, così. Mi sono spostato la scritta. Ah, tutto mi sono spostato. Che succede? Ah, dovevamo sciogliere quel blocco. No, vabbè. Ah, perché abbiamo scoperto il sole. Grande così. Allora, come mangiare le carote? Qua possiamo spostare qualcosa. Abbiamo dei cuoricini. Come mangiare carote? Ah, devo controllare io. Salto, ma non ci arriverò mai lì. Ovviamente. Vi trascino qualcosa. E se trasporto la carota direttamente, non facciamo prima? Mi sa di sì. Aiuta ad attraversare il fiume. Va bene. Mi sposto. Sposto qualcosa. Come sempre. Aiuta ad attraversare il fiume. Vi ribalto anche a voi. Oggi ribaltiamo tutti. Come si fa? Unisco. Ingrandisco. Si fa niente. Li prendo per mano. Li prendo tutte e due per mano. Niente. E comunque qua c'è qualcosa di nascosto. Clicco sempre ma non succede niente. Voglio disegnare un ponte. Come si disegna? Trascina sto coso. Tengo premuto. Trascino. Zoom. Oh, ok, devo zoomare. Dai, su. Ok, quali tre numeri ammontano a 12? Che faccio? Sposto qualcosa, come sempre. No. Allora, abbiamo 3, 7, 9, 6, 5. E non ci arriviamo qua. 7, 3, 10. E poi mi manca il 2. E il 2. Ok, no, scusa, allora posso selezionare due volte lo stesso numero. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Era tanto facile, ma perché mi dovete prendere in giro? Allora, metti tutto nella scatola. Ok, e adesso vediamo come fare però. 1, 2, 3, 4. Ovviamente mi rimane qualcosa. Che cosa? Tutto, pure la scritta, tutto, mettiamo tutto. Solo la scritta. Ok, acchiappa la talpa, vieni qua talpa perché t'ammazzo. T'ammazzo, talpa. Come ti colpisco? Ti colpisco. Non colpisce? Aspetta, tengo qua. Tengo qua. Che è? L'ho presa. Acchiappa la talpa. L'ho presa. L'ho presa. Che facciamo? L'ho presa. L'ho presa. Ma l'ho presa. Acchiappa. Che è? Perché siete inquadrati? Prendi nel martello ti metto. Oh, facciamo al contrario. Anziché prenderla col martello, prendo la talpa. Ok, salva la giraffa. Cara giraffa, perché ti hanno rinchiuso lì dentro? Allora, intanto cerchiamo di capire. Salva la giraffa. Come? A cazzotti? A pietre? A martello? Ovviamente no. Tutto ciò, ovviamente no. Rompo il catenaccio. Ovviamente no. Scuoto sempre il telefono. Qualcosa accadrà prima o poi quando scuoto il telefono. Salva la giraffa. Gli trascino qualcosa. Zoom. Zoom e vado a fare il ladro. Non si zooma niente. Due dita. Niente. 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 Deve esserci per forza. Scuotiamo il telefono. Deve succedere qualcosa. Scuoti il telefono. Che devo fare? Che devo fare? Giraffa esce al contrario. Esce. Che cos'è? Da dove uscite dal secchio? Ma mi prendete in giro? Ma oggi devo distruggermi il telefono io per passare le cose. Ma ditelo prima. Ok, riesce a risolvere questo quesito? Va bene, ragazzi, siamo quindi al livello 41. Sto gioco mi piace un casino, quindi mi raccomando, lasciate like per supportare questa serie. E noi ci vediamo al prossimo video per risolvere il livello 41. Vi ricordo che posso seguire Marco sulla pagina Facebook, Twitter, siamo tutti i social di cui trovate il link in descrizione. Iscrivetevi al canale e per oggi è tutto, al prossimo video. Oggi ritorniamo su Chachel. Siamo al livello 19. Ok. Allora, che c'è da fare? Devo colpire l'amico mio perché si è fregato nuovamente la ciliegia. Crepa! Non lo prenderò mai. Ovviamente non lo prenderò mai.